Bene, arrivati alla terza puntata di Tripla de Tabella. Con me è Raffaele Baldini. Stasera abbiamo l'onore di ospitare il senatore Stefano Patuanelli, coach Stefano Patuanelli, comunque per i suoi trascorsi da allenatore in Serie C, no? Mi sembra. Sì. Sì, per cui, insomma... intanto ciao a tutti. Grazie per questo invito meraviglioso per parlare di cose serie, finalmente. Di cose serie, diciamo, facciamo una cosa. Liberiamoci subito del fardello di un piccolo commento inevitabile sulla partita di domenica scorsa. Ce la togliamo via davanti. Pensiamo a sabato prossimo. L'hai vista, purtroppo, per te e per noi anche. Sì, l'ho vista quasi tutta, perché dopo le prime tre azioni ho spento per qualche minuto, perché purtroppo è il motivo per cui io, quando vado al Palasport, all'Allianz Dome, cioè ogni volta che posso, sto in secondo anello, sto lontano dai riflettori, perché mi incazzo tantissimo durante le partite e non è una bella, insomma, è un'immagine piuttosto poco edificante, e quindi tendo a star lontano dalle prime file. Quindi ho spento la TV per qualche minuto, poi siccome mi interessava guardarla, l'ho guardata. Devo dire che è una di quelle partite che, quando qualcosa può andare male, va male, dall'atteggiamento, ho letto alcuni commenti di Raffaele che condivido al 100%, già dalla conferenza stampa di preparazione della partita si capiva che avremmo avuto difficoltà. Così è stato. Poi la coincidenza di avere una giornata totalmente negativa da parte di tutti, assenza importante di Frank Bartley, un americano in meno, e loro che tirano col 54% da 3, col 52% da 2, insomma, e perdono 5 palloni, insomma, è una parentesi sicuramente. Questa è una squadra che può sicuramente far meglio, e farà il meglio già da Reggio Emilia, dalla partita importante con Reggio Emilia domenica. Sì. Stefano, io vorrei proprio chiederti questo, proprio da allenatore, no? Diciamo che la zona iniziale 3-2 poteva essere plausibile, no? Per fermare un po' la pericolosità degli esterni, soprattutto sul tiro da tre punti. Ora mi chiedo, cosa può scattare nei giocatori che hanno provato una settimana questa arma tattica di disperdersi nel parquet senza capire dove andare? Là evidentemente c'è un approccio mentale che è mancato, una superficialità. Ma sai, secondo me, quando affronti partite in cui tutto sommato sei sfavorito per tanti motivi, perché giochi fuori casa, perché Brescia ha dimostrato di saper giocare a pallacanestro in Coppa Italia, ha perso 7 partite di fila in campionato, quindi doveva assolutamente vincere contro di noi per provare a stare agganciata al treno playoff. Sei con un americano in meno e ti manca il miglior marcatore della Serie A e sai che non giocherà. Ci sono due possibili atteggiamenti, diciamo, possibili risvolti psicologici. Il primo è che, non avendo niente da perdere, tutto sommato giochi con grande serenità e la vinci, e può succedere. Il secondo è che in qualche modo sai che le cose non possono andare bene, e quindi hai un approccio disattento alla partita. È evidentemente la seconda che è successa. Poi
Guarda, secondo me basta veramente poco, perché se nelle prime due azioni succede qualcosa, poi scatta una reazione, cioè, invece lì è andato tutto male dall'inizio. Loro che hanno veramente saputo affrontare bene, l'assenza ovviamente di Frank ha portato loro a pressare tantissimo sul portatore di palla, sapendo che Ruzier e Corey Davis avrebbero dovuto stare in campo parecchio. E poi no, noi non abbiamo avuto nessuno che sia stato in grado di cambiare l'inerzia, tranne nel primo quarto un po' Michele con le due bombe, però per il resto quando hai Campogrande che esce e fa uno su sei ai liberi, l'unica bomba che mette la mette tirando per caso allo scadere del secondo quarto, dentro l'area dove potevamo avere una fisicità per mettere in difficoltà loro. E non siamo riusciti a imporre nulla con Terry, che ha tirato due volte da tre punti. Insomma, Terry non è un numero 4, Terry è un numero 5 puro. Quindi, insomma, è andato veramente tutto male e l'abbiamo approccio mentale sbagliato. Ma capita, ecco, è già capitato quest'anno qualche passaggio vuoto, però penso che la squadra abbia dimostrato di avere gli attributi e di saperli tirare fuori quando serve. Sì, e tra l'altro, vabbè, guardiamo a domani, sabato, già fra ormai 4 giorni, mi sembra, Raffaele, le notizie sono rassicuranti sull'esito delle visite mediche alle quali si è sottoposto Hudson, quindi sabato Trieste torna col 5+5, anzi 5+6, visto che gli italiani sono 6, quindi perlomeno si affronterà Reggio Emilia ad armi pari, sperando che effettivamente la squadra sia riuscita a fare veramente contro l'Alt-Kanch un reset completo dal punto di vista mentale, perché una scopola da 36 punti, lo chiedo al coach in questo momento, potrebbe lasciare strascici, oppure a quei livelli un professionista riesce a chiudere il rubinetto dopo qualunque vittoria o qualunque sconfitta, per quanto pesante possa essere, e ricominciare a pensare e a dedicarsi alla prossima senza scorie? Stefano. Era per me, pensavo fosse coach, per Raffaele. Io non credo che Raffaele sia coach. Giocatore sì, ma... No, per l'amor di Dio, per l'amor di Dio. ad onore me lo è anche lui. No, io credo che questa squadra abbia già dimostrato di a disintossicarsi da tossine negative accumulate in una partita in poco tempo, quindi non penso che lascerà strascici, se non forse positivi. Anche da questo punto di vista leggevo il commento di Raffaele, no? È uno schiaffo che probabilmente è utile in funzione di Reggio Emilia. D'altra parte noi quest'anno credo che abbiamo l'obiettivo che è quello della salvezza, poi quel che viene di buono in più va benissimo, però cioè, credo che lo scontro importante non era tanto con Brescia ieri, che certamente vincendola eri tranquillo, è lo scontro con Reggio Emilia, saranno le partite con Scafati, insomma Verona, cioè penso che abbiamo degli incontri che dobbiamo vincere e ci basta vincere quelli per stare tranquillo, poi tutto quello che viene di buono, di meglio è preso, però non è l'obiettivo di quest'anno fare nient'altro che la salvezza. E per come è iniziato questo campionato, e arrivo alla questione delle tossine e della reazione, io onestamente avevo sbagliato totalmente la mia analisi nelle prime giornate, perché vedevo grandissimo impegno, grandissima attenzione anche a dei particolari, al lavoro di Legovic, a un approccio difensivo di un certo tipo, però ritenevo che fosse una squadra con dei limiti strutturali insuperabili, cioè... quando abbiamo visto le prime partite pensavamo che da giocatori come Lever, come Campogrande, ancora forse era fuori all'inizio, ma insomma pensavo che avessero dei limiti tecnici non superabili, e invece devo dire che il lavoro costante, quotidiano di tanti giocatori ha consentito anche a loro di migliorarsi enormemente, di superare quei limiti tecnici che all'inizio hanno percepito come insuperabili. E in più c'è un fattore, cioè nello sport non è che uno più uno vale due,
non è che il valore di due singoli giocatori si somma o di cinque giocatori che vanno in campo si somma. Alle volte uno più uno fa mezzo e alle volte fa uno e mezzo. E credo che la grande capacità che ha avuto Legovic in queste settimane, in questi mesi di lavoro, è stata proprio quella di valorizzare la squadra come nucleo, come gruppo, non soltanto il lavoro dei singoli. Adesso bisognerà capire come si integra Hudson e come un po' la squadra cambia, perché non abbiamo ancora avuto modo di capirlo, rispetto al fatto che giocare di fatto con due centri, seppur atletici, e anche Terry con un discreto tiro dalla media che va ancora valutato e verificato, ma di fatto avrai l'area sempre piena quando ci sono i due lunghi in campo, e abbiamo una squadra invece con Gaines, con Michele, con tre quarti, che è votata alla penetrazione, e non siamo una squadra che tira tantissimo da fuori, e perché abbiamo una certa fisicità. Quando c'era Gaines magari si tirava un po' ogni tanto anche dall'arco, ma adesso abbiamo un pacchetto di piccoli che sono votati all'uno contro uno alla penetrazione, e questo con l'area sempre piena può essere un elemento che ti costringe a modificare il modo in cui giochi. Ecco Stefano, hai parlato di limiti strutturali che condivido pienamente, tanto che la stagione a un certo punto arriva ad uno spartiacque, cioè arriva un momento difficile societario, un momento che poteva essere anche drammatico, che viene risolto anche grazie al lavoro subliminale tuo, all'aiuto tuo. Arriva Routier, arriva Terry, c'è un nuovo quindi fronte americano che supporta e anche crea ambizioni per il futuro. Ora ti chiedo sinceramente proprio, ma fuori dai denti, Trieste, la Pagliaccio Trieste effettivamente a un certo punto rischiava di chiudere i battenti? Diciamo di sì, nel senso che ci sono stati due momenti critici, uno in cui sono riuscito anch'io a dare un piccolo contributo, nella seconda, secondo un po' meno, nel senso che lì è stato Mario Iacci bravissimo a, come sempre, affittare una strada corretta, ma certamente quando si è trattato di iscriversi a questo campionato, non avendo una prospettiva certa di sponsorizzazioni, era difficile quel passaggio con la società appunto in vendita. C'era, come tutti sapete, insomma, un'opzione di un imprenditore triestino che poi non si è concretizzata perché non ha portato gli sponsor che riteneva di avere. E sì, come noto, Sapore d'Italia è un marchio del gruppo BF, Bonifiche Ferraresi, che è la più grande azienda agricola italiana quotata in borsa. Io in quella fase, ma da gennaio dello scorso anno, forse anche prima, avendo insomma relazioni con imprenditori, avendo fatto il ministro sia dell'industria tra virgolette che dell'agricoltura, quindi tutte le imprese italiane, per la passione che ho per questo sport e per quella maglia, insomma, ovviamente proponevo la sponsorizzazione della Pallacanestro Trieste ovunque. Non è facile trovare imprenditori che vogliano investire così quasi per beneficenza nello sport, e per fortuna con Federico Vecchioni, che è l'amministratore delegato, il CEO di Bonifiche, insomma si è costruito, perché a loro invece interessava promuovere alcuni marchi, tra cui Sapore d'Italia, e quindi in quella fase lì, insomma, c'è stato un aiuto, ma totalmente così, per passione, perché cercavo di dare una mano alla Pallacanestro Trieste, come più volte mi è capitato. Poi nella seconda fase l'unica cosa che io ho cercato di valutare, verificare, era un po' la solidità del progetto, di chi ce lo stava proponendo, interloquendo un po' con gli advisor, perché quando un progetto affascinante, abbiamo già visto anche in particolare gli americani, quando vengono nel nostro paese non sempre poi tutto funziona bene. Invece devo dire che il gruppo che ha acquisito le quote sociali della Pallacanestro Trieste mi sembra molto ben intenzionato, con idee molto chiare, con grande passione, capacità, e molto solido, e questo fa ben sperare. Dopodiché
Vedremo nel budget del prossimo anno. A me piace tanto il percorso che vogliono fare, cioè non promettere dal prossimo anno Eurolega, ma invece la costruzione di un percorso di rafforzamento anche societario, proprio nell'approccio professionistico che è giusto che ci sia. E questo lo vedo come un fattore assolutamente positivo, per cui io sono molto fiducioso rispetto al futuro. È altrettanto vero che appunto in quei due momenti, cioè prima dell'iscrizione e poi a novembre, a ottobre-novembre, si rischiava di non avere la liquidità per pagare i giocatori, poi questo ovviamente sarebbe stato un problema. Invece, ancora una volta, Mario Ghiacci ha saputo tirar fuori dal cilindro un coniglio fatto veramente bene, e devo dire che la Pallacanestro a Trieste dovrebbe fare un monumento a Mario, che ha saputo gestire quando c'erano soldi, quando non c'erano soldi, quando c'era da trovarli. Cioè, ha avuto una capacità in qualsiasi situazione di trovare le soluzioni. Questo credo che vada riconosciuto a Ghiacci, questa grande capacità. Parlavi degli americani. Tu ci hai parlato personalmente, li hai conosciuti? Sì, ho incontrato la scorsa settimana Richard Meo, ci siamo conosciuti con Mario e con Livio, ci siamo incontrati in Piazza Unità. Devo dire che è stato un incontro molto cordiale, di un'oretta circa, forse un po' di più. Gli ho fatto la classica domanda: ma perché Trieste? Insomma, per una serie di casualità in realtà, ma anche perché questa piazza ha una centralità anche fisica rispetto a un mondo in cui la pallacanestro ha un valore molto alto, più che nel nostro paese, cioè i paesi dell'ex Jugoslavia, da cui possono nascere talenti, hanno un rapporto con l'NBA e con alcuni allenatori di franchigie NBA molto consolidato, e insomma mi ha fatto un'ottima impressione, devo dire la verità, una persona molto giovane, ma con idee molto chiare, non soltanto rispetto alla parte sportiva della pallacanestro, cioè anche la voglia di poter gestire l'impianto, di fare merchandising, di fare attività collaterali, cioè portare un po' il modello partita NBA in Europa. Questa è la loro visione. Sì, Scusa, fai. devo intervenire proprio a gamba tesa su questa questione perché mi devi così togliere una curiosità. Allora, tu sei sia un appassionato di pallacanestro, ma soprattutto uno che vive nella burocrazia italiana. Ti faccio due domande concatenate. Tu pensi che sia possibile un intervento americano così importante sullo sport professionistico italiano, europeo, con i tempi così diversi burocratici fra quello che c'è in America rispetto a quello che c'è in Europa? Punto primo. Punto secondo, se ti sei dato una risposta al tipo di business che possono creare qua e soprattutto di come creare fisicamente il budget per il futuro, perché io non mi sono dato una risposta. Ma allora, rispetto alla prima considerazione, io più che la questione burocratica, perché poi alla fine magari con tempi un po' più lunghi, ma se c'è volontà le cose si risolvono. Io anche prima di andare a Roma, quindi prima del 2018, per 4-5 anni ho fatto da consulente alla Pallacanestro Trieste per l'impianto, l'installazione del cubone centrale, no, dei LED, il nuovo parquet, la nuova disposizione delle tribune. E certamente i problemi ci sono, poi insomma si risolvono, però magari con qualche tempo in più, ma si risolvono. Questo varrebbe anche per un utilizzo diverso del parasport. Certo, ci sono delle norme che i vigili del fuoco impongono diverse che negli Stati Uniti e forse meno flessibili, però credo che tutto si può fare. Da questo punto di vista, io la cosa che un po' non mi spaventa, ma insomma mi raffredda un po' in questo entusiasmo dell'utilizzo del
della modalità Stati Uniti, cioè modalità NBA per le partite qui, è che abbiamo una cultura diversa dello sport. Cioè, per loro la partita è uno degli elementi in una giornata dedicata a, al museo, allo stadio, al popcorn, al pranzo, al negozio, eccetera. Per noi i tifosi vanno a vedere la partita, gli interessa la partita e il risultato della partita. Non tanto lo spettacolo, cioè è certo che è più bello vincere 124 a 112, ma penso che preferiamo, cioè ci va bene vincere anche 57 a 56 vedendo una partita tipo mini basket, perché per noi quello è il, e quindi abbiamo una cultura sportiva diversa rispetto agli Stati Uniti. E quindi un passo alla volta si può arrivare a un prodotto che non sia soltanto meramente i 40 minuti in campo, però appunto è uno sforzo che deve essere prolungato nel tempo. Mi sono dimenticato la seconda domanda. No, e poi sul discorso di come creare, ma proprio parlando terra a terra. Ah, del budget. Del, no, budget, del budget, come allora, creare il budget. È chiaro. Allora, la prima... Questa è una riflessione che ho fatto appena capito il gruppo come era composto. Cioè... La banalizzo proprio. Io mi sono chiesto, ma questi hanno capito che qua buttano via i soldi? Più si aumenta la parte entrate, più si può investire per ottenere risultati sportivi. Come si aumenta la parte entrate? Anche con eventi collaterali, essendo attrattivi per sponsorizzazioni più elevate di quelle che abbiamo, ma anche in qualche modo sfruttando una carenza che nell'NBA oggi c'è e che è il rapporto tra l'NBA e la G League, dove gli allenatori dell'NBA sono stufi di mandare le loro seconde scelte, diciamo così, in G League, dove non crescono perché alla fine la G League è un uno contro uno costante, perché uno vuole mettere in mostra se stesso e non aumentare le proprie capacità, e preferiscono pensare di mandare in Europa, dove il livello della pallacanestro è cresciuto enormemente. Basti pensare che oggi i migliori giocatori NBA sono europei, no? Perché se uno guarda Jokic, Doncic, Antetokounmpo, sono tutte professionalità sportive nate in Europa e sono i migliori lì. Oggi stanno valutando di portare in Europa, e in questo caso Trieste potrebbe essere la prima sperimentazione, anche se le franchigie NBA non possono avere società satellite, ma in qualche modo mandare alcuni giocatori per farli crescere, e ovviamente nel momento in cui quel giocatore diventa un prospetto futuribile in NBA, è chiaro che in quel passaggio ci sono anche dei riconoscimenti, delle fee per chi lo fa crescere, e questo può far aumentare il budget nostro e insomma del nostro indotto. Quindi hanno questa idea qui e credo che tutto sommato stia in piedi. Poi ripeto, i risultati i prossimi anni ci diranno se l'idea che hanno è vincente o meno, però io ho visto serietà, capacità, idee chiare e voglia di fare bene, e anche un innamoramento immediato con la città, che non è così difficile visto quanto è bella la nostra città. Sì, tra l'altro ho letto una intervista che ha rilasciato Richard De Meo e forse anche Fitz and Reid alla Associated Press, che poi è stata ripresa dai principali quotidiani della East Coast, in cui parlavano proprio in termini entusiastici non soltanto di questa nuova avventura, che per loro effettivamente è la prima, no? del loro core business, però anche della città. Parlavano proprio di Stunning City, cioè una città veramente che ti colpisce e che ti colpisce veramente al cuore. Penso che la visita di Richard De Meo del scorso luglio, mi sembra che sia venuto per la prima volta in Italia, sia stata probabilmente quella decisiva per fargli decidere di arrivare a Trieste, e guarda caso è stata proprio la città a convincerlo, più che il progetto sportivo, più che tutto quello che è arrivato dopo. Se probabilmente non si fosse innamorato della città, come giustamente dice Stefano, probabilmente sarebbero andati da qualche altra parte. Volevo aggiungere, se posso, una riflessione più generale, perché vedete oggi il problema che ha questo sport, in qualche modo, è
noi si vede anche plasticamente con la, guardando la classifica. Cioè, dove hai un imprenditore proprietario che ci mette tanti soldi, ha il risultato, non sono più le sponsorizzazioni, no? Dove invece hai soltanto il mero sponsor, per quanto sia alto, alla fine il budget è sempre limitato. Però non, un modello in cui per essere nella parte alta della classifica deve avere qualcuno che butta via 14, 17, quest'anno penso che Armani sfora i 20 milioni di euro, penso che Zanetti siamo poco sotto, Gavio sta facendo un progetto enorme a Tortona, anche l'investimento infrastrutturale sul nuovo Palasport, ma sta mettendo una vagonata di soldi. Brugnaro a Venezia, anche se i risultati non sono dei migliori fino adesso, però sta investendo tanto da tanti anni. Sardara, Sassari. Cioè, dove hai il proprietario facoltoso che butta via i soldi? Ma questo è un modello che non può funzionare alla lunga. Allora, trovare una capacità non di... mere sponsorizzazioni e entrate, ma di alzare, cioè di entrate a spot, appunto, il proprietario che ricapitalizza o la sponsorizzazione, ma delle entrate strutturali date dal merchandising, dall'utilizzo del Palasport, da eventi collaterali, da un riconoscimento della crescita dei giocatori, e su questo, secondo me, con la federazione bisognerebbe aprire un capitolo a parte rispetto alla riforma dello sport e capire perché certe cose, secondo me, non potranno funzionare, ma quel un nuovo modello va trovato. Ecco, quello che vedo, che ho sentito raccontare da Richard De Meo, è un nuovo modello di sviluppo dello sport professionistico, in questo caso la pallacanestro, ma che poi potrebbe essere esportato anche in altri sport. Ecco, come non sfruttare anche l'ingegner Patuanelli in questo caso? Entriamo in un altro ambito. Caro Stefano, basta che non mi chiedi del super bonus perché non è il momento. No, per l'amor di Dio, guarda, per l'amor di Dio, chiudiamo tutta la trasmissione proprio. No, per l'amor di Dio. No, ci sarebbe anche la parte bancaria volendo, quindi cioè è proprio un quindi argomento. Andiamo che... siamo a posto, potremmo aprire un capitolone. No, ti chiedo Stefano, naturalmente hai parlato giustamente, riutilizzo del Palasport, ammodernamento del Palasport, si è parlato anche, e qua c'è stato una sorta di orgasmo multiplo cittadino sulla parola Eurolega, ma sappiamo benissimo che l'Eurolega presuppone anche dei vincoli, 10.000 spettatori, tutta una serie di cose. Domanda secca, l'Allianz Dome può diventare un palazzetto da Eurolega o assolutamente bisogna creare una struttura ex novo ad hoc? No, io credo che l'Allianz non possa diventare una struttura Eurolega, non in modo facile. Ricordiamo che ci manca una curva, quindi è tecnicamente ampliabile con alcuni accorgimenti. Io penso che con alcuni accorgimenti l'Allianz non possa diventare un palasport da Eurolega, manca una curva sostanzialmente, non sarebbe certamente un intervento facile, ma ritengo che in questo momento pensare di costruire un nuovo palasport sia molto complicato. Molto complicato, quindi penso che quella struttura non sia così inefficace e inefficiente, anzi con qualche accorgimento, qualche lavoro manutentivo in più può diventare una buona struttura. Poi è un palasport dove si vede bene, insomma non lo butterei via. Ecco. No, questo è molto importante perché ripeto, torno di nuovo sul discorso. Secondo te, ma proprio a pelle, secondo quella chiacchierata, quei presupposti, è possibile veramente sognare l'Eurolega? Oddio, è possibile pensare di programmarla, dopodiché se arriva non è mai scontato, nel senso che uno può... c'era qualcuno, adesso non mi ricordo chi, diceva normalmente scudetto. Grande Boscia. ovviamente mi ricordo molto bene chi, in realtà. Però sì, poi alla fine lo scudetto a Trieste non siamo riusciti a vincerlo. Poi lui l'ha vinto andando a Milano e sappiamo tutti quello che è successo in quegli anni. Però non è mancata la programmazione quella volta, no? Cioè, si era fatto tutto quello che si doveva fare per vincere lo scudetto.
si credo che si farà tutto quello che si può fare per arrivare all'Eurolega con le difficoltà del caso, perché appunto abbiamo due posti al momento, sapete che c'è l'Eurolega, ha dei requisiti, è una condizione non soltanto per risultati del campo che riesce ad arrivare in Eurolega, però penso che al primo approccio mi sembra che quella parola non sia così un'utopia, ecco. Penso che ci sia la volontà davvero di far diventare Trieste top player a livello europeo e quindi staremo a vedere. Penso che insomma le condizioni per farlo ci sono, la città c'è soprattutto, perché poi alla fine questo conta, no? Se guardiamo i dati di pubblico e la passione, la vedo tutta. Speriamo, io pensare di andare a giocare ad Atene contro l'Olympiakos mi piacerebbe parecchio. Stefano, siamo veramente a 35 minuti, ti lasceremo presto libero, però io una domanda finale che poi meriterebbe una puntata a sé stante te la vorrei fare, e cioè non so se la tua candidatura a succedere a Petrucci nel 2024 sia una boutade, perché ho letto si legge un po' di tutto, oppure sia reale intenzione di candidarsi. Ma poi magari ci risponderai, ce lo dirai se è vero o no, ma comunque tu quale sarebbe la prima cosa sulla quale metteresti le mani per riformare il sistema basket una volta diventato presidente della federazione? Sì. Le candidature su elezioni così lontane sono bruciate, nel senso che non esistono candidature con così ampio preavviso. La verità è che io ho parlato con Gianni diverse volte, dando la disponibilità a dare una mano anche da subito alla federazione, e dopodiché il percorso futuro non posso escluderlo né dire sì, mi cambio. Vediamo, penso che si possano fare tante cose anche senza fare il presidente. Ecco. Quello che farei in federazione, a prescindere dal ruolo, è di rimettere al centro lo sport di base, cioè la parte che sta nelle scuole di basket, nella mini basket, perché ho la sensazione che la federazione si sia occupato, ma non per colpa di Petrucci, ma perché è normale che sia così dopo alcuni periodi, molto sulla parte di vertice e poco sulla base della piramide. Ma se non rafforzi e allarghi la base della piramide, il vertice può avere dei problemi. Credo e temo che nello sport le vittorie delle parti alte della piramide non aiutino a lavorare invece sulla base. E ultimamente il nostro paese ha vinto tanto in tanti sport. Non è sempre un bene. Perché ti fa approcciare in modo forse non corretto alle necessità che le singole federazioni hanno e che i singoli sport hanno. Quindi credo che la prima cosa da fare è rivedere un attimo il rapporto tra il vertice e la base della piramide, che poi consente di avere maggiore continuità. E poi ci sono altre piccole cose, insomma, che si potrebbero fare proprio per stimolare la presenza di questo sport, che è bellissimo in tanti campi sportivi, che oggi magari vede più la presenza della pallavolo che della pallacanestro. Ora non ho nulla contro la pallavolo, ma per me mi piace di più il rumore della retina. Ottimo. Raffaele, a te la chiusura, così lasciamo libero il nostro ospite. Ma niente, io direi che è stata una chiacchierata estremamente interessante, perché qua non si parla di 5 Stelle, di PD, di Fratelli d'Italia, qua si parla di un appassionato di pallacanestro, di una persona competente di pallacanestro che ha aiutato la Pallacanestro Trieste a risollevarsi e che soprattutto vuole, come tutti noi, un futuro roseo e stimolante per la pallacanestro. Quindi non posso che ringraziare Stefano personalmente, e anche dare appuntamento più avanti per ulteriori step, diciamo, anche perché io sono convinto che lui possa essere, diciamo,
sentinella emotiva e ripeto anche con cognizione di causa su quello che potrà essere questo percorso degli americani, perché mi interessa proprio avere questi monitor praticamente puntati, perché ovviamente noi vediamo solo l'ultima parte, quella tra virgolette venduta dagli americani agli utenti. A me piace entrare nelle pieghe, quindi Stefano ti sfrutteremo anche per questo e ripeto ringrazio ancora. Grazie, no, grazie a voi, io ovviamente sono a vostra disposizione in qualsiasi momento, perché poi parlare di pallacanestro mi piace sempre, continuerò a dare una mano quando posso alla Pallacanestro Trieste e a tutto la pallacanestro in generale. C'è l'unico elemento che potrebbe farmi cambiare un po' strada, è il fatto che qualche settimana fa, dopo la partita a Casale Monferrato con Tortona, sono andato il lunedì a pranzo con Marco Ramondino e abbiamo parlato tecnicamente della partita di Tortona, dove anche lì non abbiamo giocato sostanzialmente, e parlando con Marco mi è tornata tanta voglia di allenare, quindi potrebbe essere che non faccio federazione eccetera, molto bene. Caldeggiamo. Bene, allora dai. No, è una battuta, però diciamo che questo sport mi prende ogni parte fisica e psicologica, quindi quando volete io sono a vostra disposizione. Grazie ancora. Ti invitiamo, Stefano, se avrai il piacere di seguire le nostre prossime puntate su Twitch, c'è questa potente possibilità di interagire in diretta con la chat, se hai qualcosa da dire, poi ovviamente ti inviteremo di persona nuovamente, però ti prego di partecipare. Ok. Grazie Stefano. Grazie a tutti. Alla prossima. Ciao.